9 vittorie su 9 per le ragazze della All for Wally. Al palazzetto di Ottaviano, le terribili ragazze di Casillo conquistano il 9° successo consecutivo, battendo per 3-0 la Eagle Volley Napoli. Una vittoria che consente alla squadra capolista di mantenere ben saldo il primato. Ancora una volta, il risultato sul tabellino è di 3-0. La All for Wally demolisce la neopromossa Eagle Volley Napoli in 3 set ben giocati dalle ragazze di casa. Primo set equilibrato all'inizio con le due squadre attaccate punto su punto. Tra i titolari in campo da notare la presenza dell'opposto Tonia De Martino, rientrata per la prima volta in casa dopo l'esordio di domenica scorsa con il Volley Sannita. Un'arma in più per la All for Wally. De Martino veste subito i panni da protagonista, mette subito una serie di punti a terra e trascina la sua squadra alla vittoria nel primo set, vinto 25-12. Nel secondo set la musica è la stessa e dopo un sostanziale equilibrio la squadra di casa prende il largo e stacca le avversarie, aggiudicandosi la seconda frazione di gioco con il punteggio di 25-14. Identico punteggio anche nel terzo set, vinto agevolmente dalle ragazze di Casillo, che conquistano così il 9° successo consecutivo in campionato. Nei 3 set il mister lascia spazio a tutta la squadra, facendo giocare un po' tutte le ragazze della rosa e provando una serie di esperimenti e giocate già viste in allenamento. La Eagle Volley Napoli paga così l'inesperienza di alcune giocatrici in campo. Per la All for Wally invece, tra le protagoniste in campo, oltre alla rientrante De Martino, eroica partita del libero Castiello, che scende in campo con il posto fasciato e riesce a giocare un'ottima partita nonostante l'infortunio. La marcia della All for Wally continua. Domenica, prossimo impegno contro il fanalino di coda Venere Volley, per continuare a sognare. Ecco a fine gara l'intervista al tecnico dell'All for Wally, Casillo. Mister, primo 3-0, però qualche partenza sempre un po' sordina da parte della squadra. Siete voluti sottovalutazione o sì, anche stasera è stato positivo. L'ennesima partenza lenta, ce la siamo giocata tutta con il passetto, siamo andati avanti, nata lenta, abbiamo chiuso facilmente il presente, la cosa siamo grazie alle successive. Poi siamo cominciati a vedere la conferenza, ottima partita di tutti, una bella preparazione, vedere bene questo giro di ritorno di andata quasi, manca un'altra partita. Possiamo già tirare un po' le somme e fare sommare come sta andando, facendo un tornoccio anche all'inseguimento. Sì, domenica prossima sarà l'ultima di campionato, sarà il testacone, andremo a giocare in casa dell'ultima classifica. Eppure sono convinto che non sarà una passeggiata neanche lì. Questa è stata una partita, diciamo, non troppo bene, perché potevamo fare tante cose, potevamo provare tantissime cose fatte in allenamento e non è stato. Speriamo che la prossima gara ci possa dar fiducia e a migliorarci e andare ancora di più avanti, uno spirito ancora. In bocca al lupo per la prossima trasferta. Grazie.